Incredibile ma vero, qui la novità è assoluta, qui abbiamo addirittura qui al Borro un vino biodinamico. Adesso ma ti accuseranno di... No, accuseranno, te lo sai che io sono invece molto attento a sentire queste novità, ma parliamone con chi ne sa di più di noi. Salvatore, ci racconti questa cosa incredibile, un vino biodinamico al Borro, cos'è, dove lo fate, quando arriverà, tutto vogliamo sapere. Certo, volentieri Leonardo, guarda, ti dico, è una cosa che abbiamo scelto, deciso da pochissimo, quindi qui si parla di un percorso più che una scelta, perché come sai ci vuole 3 anni di conversione, quindi abbiamo scelto di entrare e prendere la strada del biodinamico. Già avevamo una vigna che ha dato dei risultati fenomenali sul biodinamico, allora abbiamo pensato di trasformare tutta l'azienda in biodinamica. Quindi in biodinamica, te sai bene, si parla di concetti molto particolari. Quindi... No, e lo sai, vero, che io e te su, allora, questo lo sai. Puoi litigare fino a domani. Il biodinamico, io sono curiosissimo di saperne di più. Insomma. A questo punto, oggi siamo a un bel risultato, siamo andati avanti su questo percorso. Siamo andati avanti, quindi siamo... felice di poter comunicare questa nuova decisione, perché sai, la mia idea delle aziende agricole è che sono in continua evoluzione. Perfetto. E questo è il nostro prossimo passo. E questo è bello, e quindi questo sarà un percorso che vi porterà a uscire quando con il vino? Quando uscirà sul mercato? Ci vorrà sicuramente un po' di tempo, penso sì. 3-4 anni. Benissimo. Che cosa avete scelto come vitigno, su questo percorso? Tutta la nostra produzione. Ah, perfetto. Tutta ah. l'azienda, quindi sto parlando, quando dico tutta l'azienda vuol dire uva, olive, tutti i nostri seminativi piuttosto che le nostre vacche, quindi i nostri allevamenti, tutto. Questo è un lavoro incredibile, cioè nel senso vi impegnerà, però a questo punto quel risultato. Noi siamo addirittura in qualche modo aspettiamo. Vabbè, con ansia. Impazienti, per impazienti. Cose del genere. Sono una grande azienda come questa e si butta in una. Insomma, non è. Ma farete da esempio anche, secondo me, un po' a tutti con questa idea che voi scegliete di fare questo percorso. Quanti ettari sono a Borgo in generale adesso? Abbiamo 40 ettari vitali, quindi insomma, sicuramente è un lavoro importante, c'è anche un apporto di macchinari nuovi apposta per questo tipo di lavorazione, insomma, fa sfida per come tanti, però perché no, è qualcosa che penso può dare dei risultati interessanti sul vino, e anche il mercato oggi è pronto, lo richiede, quindi questo potrebbe avere un duplice vantaggio. Io spero che viene a assaggiarli ora, sicuramente no, ma ci sarà anche il gore, dovrà dare la descrizione, voglio capire cosa sentirà in questi vini come descrizione.